Ciao ragazzi, di nuovo insieme sull'argomento approfondimento dei Modern Electric Bass. Siamo arrivati a circa il minuto 19 o giù di lì, dove Giacomo mostra a Jedi un esercizio. Gli sta parlando di salti di corda, di tecnica, e fa vedere questo esercizio a Jedi. Quale praticamente armonizza la scala, in questo caso di Do maggiore, armonizza a quadriadi, quindi a Do maggior 7, Re minore settima, Mi minore settima, Fa maggior 7, Sol settima, La minore settima, Si semidiminuito e Do maggior 7. Però lo fa con questa musicalità, infatti il discorso con Jerry è proprio che lui cerca sempre, anche quando cercava, purtroppo, anche quando faceva la pratica, di essere musicale. Infatti, un conto è fare gli arpeggi di settima in questo modo. Per esempio, oggi mi studio Do maggior 7. Lui utilizza questa cosa dell'armonizzazione della scala maggiore e diventa già un esercizio più musicale. Oltretutto serve per memorizzare tutte le note. È vero che sono tutte note della scala di Do maggiore, in questo caso, comunque di qualsiasi scala armonizzata. Però vede, le vediamo sotto forma di arpeggi, quindi sappiamo, ci può essere utile perché sappiamo ogni arpeggio, quindi ogni accordo della scala di partenza, che note ha, dove sono, eccetera. Quindi questo esercizio, ovviamente, come abbiamo visto in tutti gli altri, da questo esercizio ci possiamo prendere molti spunti. Innanzitutto, tecnicamente parlando, possiamo invertirlo, quindi partire in senso discendente, per esempio. Parto dal Si naturale, faccio l'arpeggio di Do maggior semi discendente, salgo con Re settima, scendo con Mi settima, salgo con Fa maggior semi, Sol, cosa, cambiare le diteggiature. Quindi, ad esempio, invece di fare questo, posso fare questo, scendere magari così, risalire così, scendere così. Magari tornare indietro facendo altri percorsi, diciamo. Lo stessa cosa, però sono tornato indietro diversamente. Ovviamente cambiare tonalità. Prendiamo, ditemi voi una boh. La bemolle, l'armonizzazione La bemolle, ad esempio. Avrò La bemolle maggiore, gli accordi rimangono ovviamente gli stessi, quindi maggior semi sul primo grado, minore settima al secondo, minore settima al terzo. Eccetera. Quindi anche qui si può prendere spunto e fare 100.000 esercizi nuovi. Poi un'altra cosa, lui ha armonizzato in questo caso la scala maggiore. Nulla vieta di armonizzare, ad esempio,
questo è un passo avanti, la scala minore armonica, ad esempio. Quindi torniamo in Do. Non avrò più Do major 7 sul primo grado, che le note di Do minore armonica, Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol, La bemolle, Si naturale, Do. Quindi di conseguenza tutti gli accordi che si costruiscono su questa scala sono diversi. Quindi avrò un Do minore, lo vedrete meglio nel PDF, Do minore major 7 sul primo accordo. Avrò un Re semidiminuito sul secondo grado, Mi bemolle aumentato, Mi bemolle, diciamo, major 7 con la quinta aumentata sul terzo, avrò un Fa minore settima sul quarto, un Sol settima sul quinto, un La bemolle major 7 sul sesto, un Si diminuito settima sul settimo e Do minore major 7 sull'ottavo, insomma. Quindi esercizi potrebbe venire così. Cambia tutta la sonorità. Oppure la minore melodica, quindi avrò ancora altri accordi, avrò un Do minore stesso sul primo grado, avrò un Do Re minore settima sul secondo, Mi bemolle uguale, major 7 con la quinta diesis sul terzo, Fa settima sul quarto e Sol settima sul quinto, poi il sesto diventerà La, non più La bemolle, minore melodica ovviamente, sarà un semi diminuito. E il settimo è un po' particolare, però vediamo come si semidiminuito, qui è un discorso un po' più complicato, quindi vedremo più o meno. Vita che non faccio questi esercizi. Poi altra cosa, quindi rendere musicali tutti gli esercizi. Ad esempio, se metto una base di Re maggiore, vediamo. Re maggiore. Proviamo a utilizzare dei frammenti degli arpeggi di settima per creare qualche cosa di musicale. Quindi avrò. Utilizzarli per creare qualcosa di musicale, quindi associo lo studio prettamente tecnico a qualcosa di comunque musicale, o almeno ci provo. Vedete, invece di anche mentalmente, invece di partire dal Re, sono partito da Do diesis, diciamo semi diminuito. Quindi dall'accordo sul settimo grado. Questo già suona un po' diverso dal classico feel dove si parte dalla tonica, insomma. Sesto. Thank you.
accordi stessi. Qui mi faccio prendere un po' da situazione, mi vengono idee sul momento, quindi possono essere carine o meno, interessanti o meno. E fatto sta che da un esercizio, un semplice, semplice per modo di dire. Semplice esercizio del genere si può ricavare milioni di idee. Questo è un po' il principio di tutto lo studio del Modern Electric Bass, di tutti gli studi che faccio e che spero possa esservi utile anche a voi. Quindi mi fermo qui oggi, augurandovi ancora buone feste, che siamo oggi è Natale, però non so quando andrà in onda questo video. Quindi buon 2022 a tutti. E mi raccomando, iscrivetevi al gruppo Telegram che sta crescendo, fatto pieno di persone diciamo positive, allegre e disponibili. Vi metto il link qui sotto. Insieme al PDF, insieme a tutto, ci vediamo al prossimo video.